Allora ragazzi, stiamo percorrendo questa lunga strada che ci porterà fino al rifugio Pomiglio. Da lì inizierà il nostro trekking. Sarà lungo intorno ai 20 km. Percorreremo all'incirca 1200 metri di dislivello e ci porterà sulla cima del Monte Acquaviva. E perlomeno ci proveremo. Vediamo un attimino come va la situazione. Se non è storia, si torna indietro e basta. Anche perché c'ho un po' le gambe indolenzite dopo i 1000 metri di dislivello di ieri per il Monte Camicia. Trovate anche il video. E niente, boys, ci vediamo tra un po'. Cioè, secondo Google Maps di iPhone, io dovrei fare questa strada qui. Vabbè, l'ultima marcia e via. Trovo un'alternativa. Partenza, rifugio Pomiglio. Guardate che bello. Da rifugio che è lì dietro si percorre tutto questo tratto di strada asfaltata, molto facile da percorrere, che si differenzia per tratti un po' più ripidi, un po' più in salita e tratti un po' più pianeggianti. Ciao, sei venuto di qua? No, no, da sotto, sotto Pretoro, quando... È da quella cappella che inizia il sentiero vero e proprio, si abbandona il tratto di strada asfaltata. Ci sono questi passaggi molto suggestivi. Oggi mi sono portato 4 litri e mezzo d'acqua, perché ieri me ne sono portati 3, ma non sono bastati. Ora si fa questo piccolo tratto in salita fino ad arrivare su quella collinetta. Dopo il sentiero, che si percorre tutto con questa tipologia di tratti fra questi pini, ci troviamo di fronte a questo spazio. Vediamo come rifugio Pomiglio che ci porta indietro, 40 minuti di tragitto quello che abbiamo percorso finora. Monte Amaro a destra, 4 ore. Se chiamo il Monte Amaro poi prenderemo un'altra diramazione perché andiamo sul Monte Acquaviva noi. Questo è il paesaggio. Vedete il Pomiglio? Sta sotto quei tralicci.
il sentiero è sempre simile a quello che abbiamo percorso finora e non c'è possibilità di sbagliare perché è lineare. Saliremo fin su per il cefalone. Quando usciremo più o meno a questa altezza staremo un po' più freschi, sarà più ventilato, ma qua si muore proprio dal caldo. È iniziato il sentiero in salita, il primo tratto di dislivello che ci porterà fin su al focalone. Stancante ragazzi, stancante, però pian piano ci si tira su, arriveremo. Anche qui non c'è possibilità di sbagliarsi, è ben segnato il sentiero. Basta seguire le direzioni per il bivacco fusco, bandiere rosse, gialle, CAI anche, fino su, una ventina di minuti da qui. Da questi massi bianchi. Forza boys. Qui dove stanno questi ragazzi c'è un'altra fontana di acqua potabile. Questo qua è il bivacco fusco. Da questo bivacco ora seguiremo tutta la cresta che sale di là. E la vetta è lì. Quello è il rifugio dove eravamo. Come vi ho detto, se facciamo tutta questa cresta per questa salita, cresta cresta fin quando arriviamo in quella specie di sella, che sarà l'ultimo tratto fino ad arrivare all'acqua viva. Non vedo l'ora di arrivare su, che devo ancora pranzare e c'ho un buon panino, salame e pecorino. Oh, sì sì, forza fino ad arrivare a questa pianura qua. Di là si va per il Monte Amaro. Riuscite a vederlo il bivacco dove eravamo prima? Ora siamo sulla parete di fronte che vi ho mostrato salendo tutta questa cresta. Sentiero molto semplice da seguire, mentre dislivello è fattibile perché come vedete non è ripido, quindi ce la si fa. E ora andiamo verso la nostra meta. Terminato tutto questo sentiero, inizia l'ultima salita, molto simpatica anche direi, che ci porta fino in vetta, che qua dietro troveremo una croce. Qua su c'è un po' di vento, secondo me anche perché ci troviamo in mezzo alla sella. Dai, l'ultimo sforzo e godremo di un bel panorama.
docile docile, dopo un tratto un po' antipatico per la presenza di rocce grandi e di sentiero che non si vede, stiamo per raggiungere la vetta. Parecchio nuvoloso, infatti sarò rapido a scattare qualche foto ad andar via. Se rientra l'auto è lungo, è esattamente là. Ora non so se sto riuscendo a inquadrare, però è dove vedete quei tralicci in fondo. Ci fa tutto il giro. Ed eccolo qua. Bellissimo. Davvero bello. La strada del ritorno non ve la faccio vedere perché tanto è uguale al percorso dell'andata. Purtroppo abbandono l'acqua viva così. Temporali, mi sono trovato sotto la pioggia quando stavo scendendo l'acqua viva. Pazzesco ragazzi, mi ha tuonato nel sottovalle alla mia destra durante il percorso di discesa. Ho buttato all'aria pure le bacchette perché non si sa mai. È andata bene così ragazzi. Si torna al B&B, una doccetta e poi vado in cerca di cibo, in cerca di qualcosa da mangiare. Sono veramente stanco. Già non pensavo di riuscire ad arrivare in vetta perché l'avevo preso proprio alla leggera. L'avevo preso proprio se arrivo arrivo, altrimenti fa niente, perché la camicia di ieri mi aveva stancato. Io non sono abituato. Bellissimo, ma non sono abituato. Vedremo col tempo. E il tragitto, ragazzi, l'ho fatto in 2 ore di ritorno. Se sbagliavo a mettere il piede, dovevo rotolare come se fosse una palla. Però, per fortuna, è andata bene. Detto questo, vi saluto. E vi invito a guardare anche gli altri video presenti sul canale. Hello boys.